Buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata all'attrezzatura da lavoro. Oggi lo facciamo con questo prodotto della Milwaukee, come vedete è il suo ultimo attrezzo dedicato alla sua piattaforma M12. Come vedete è una piccola smerigliatrice portatile dedicata all'uso professionale. Questa smerigliatrice loro la chiamano smerigliatrice multifunzione. Questo perché? Perché in un corpo macchina molto piccolo riescono ad avere un motore molto potente, hanno fatto questa linea, come vedete, molto ergonomica ed è molto comoda da utilizzare su diverse tipologie di materiali, ma anche su diverse applicazioni. Pensate che con questo attrezzo si può tagliare l'acciaio, il ferro, addirittura anche il legno senza bruciarlo, chiaramente bisogna cambiare il disco, ma taglia benissimo anche le piastrelle e chiaramente il marmo. Si possono usare dischi da 76 e a un taglio si riescono a effettuare dei tagli da 1,6 cm. Come vi dicevo, ha un motore brushless e riesce a compiere 20.000 giri al minuto e niente, come vi dicevo, fa parte della loro piattaforma M12. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che riescono a utilizzare tutti gli accessori di questa linea, che sarebbe la linea a 12 volt. Chiaramente anche le batterie, quindi si possono utilizzare le batterie da 2A, 3A, 4A o riuscita anche quella da 6A. Per farvi capire, le batterie sono queste. Allora, cos'ha di particolare questa smerigliatrice in confronto alle altre smerigliatrici? Chiaramente la linea. Come vedete, le smerigliatrici classiche, sia quelle grandi che anche quelle piccole, hanno una linea retta, come vedete, sono tutte dritte. Invece questa l'hanno costruita, come vedete, con una linea a taglio a 45. Il manico, come vedete, è piccolissimo, è in gomma ed ergonomico, se riuscite a vedere, ha la forma di una mano. Quindi questa smerigliatrice è stata progettata per essere utilizzata solo con una mano, per essere più comoda. Quindi cosa vuol dire? Che quando teniamo la mano dritta, la testa è messa a 45 gradi, quindi il disco appoggia sul materiale da tagliare, quindi riusciamo ad avere dei tagli in maniera molto più comoda e dei tagli molto più precisi. Come vi dicevo, questo attrezzo ha un motore a spazzole, brushless, a 12 volt, ma comunque molto potente. Pensate che io ho anche quello della Bosch, ma vi garantisco che questo motore è molto più performante rispetto a quell'altro. In più anche dotato della tecnologia Fuel. Tecnologia Fuel cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi lo colleghiamo a una batteria tipo questa, che è di nuova generazione, che si chiama Red Lithium, cosa succede? Che questa batteria c'è un chip. Quando colleghiamo una batteria con un chip a un attrezzo Fuel, loro lavorano insieme e riescono a ottimizzare ancora di più la batteria, quindi la batteria durerà ulteriormente circa un terzo in più. L'accessorio è questo, qui troviamo un pulsante che serve per dare la direzione al disco, quindi si può far girare il disco in un senso oppure in un altro. Qui hai 4 LED che servono per vedere quanto è carica la batteria. È un pulsante elettronico. Questo invece è un pulsante che serve per bloccare il disco quando decidiamo di cambiarlo, chiaramente. Si possono utilizzare dischi da 1 mm fino a 3 mm di spessore. Questo perché, chiaramente, se decidiamo di tagliare l'acciaio o il ferro, il disco ci utilizzerà un disco da 1 mm. Ma invece, se dobbiamo utilizzare i dischi per tagliare le piastrelle, chiaramente ci vorranno dei dischi più grossi, quindi c'è lo spazio per inserire un disco fino a 3 mm. Niente, ora cosa facciamo? Facciamo un unboxing e vediamo cosa c'è contenuto nella scatola, tutti gli attrezzi che sono contenuti nella scatola. Come vedete, questa è la scatola, io ho comprato la versione solo corpo, come vedete il modello è M12FC070. All'interno della scatola troviamo 3 dischi di prova, che poi vi farò vedere, la chiavetta per cambiare il disco, questo è l'accessorio che si collega per l'aspirazione delle polveri quando dobbiamo tagliare il marmo oppure il legno, chiaramente l'attrezzo, poi il manuale delle istruzioni. Se posso darvi un consiglio, allora, i dischi li vendono anche, questi sono cinesi, li ho comprati su AliExpress, li ho pagati pochissimo e funzionano bene, sono soltanto leggermente più grossi, li ho comprati anche alla Berner,
oppure li potete trovare anche in queste confezioni ogni tanto alla Lidl. Il consiglio che vi do è, quando trovate questi, di comprarli, perché costano pochissimi, quelli originali della Parkside. Come vedete, questo è il disco. Se invece li comprate, per esempio, della Bosch, potete pagarli anche 18 euro l'uno, quindi costano tantissimo. Invece, con 9 euro all'interno della scatola ne troverete 3. Ora apriamo il sacchetto di quelli originali. Come vedete, questo è il disco originale della Milwaukee. Questo è il disco per la piastrella. E questo è il disco, come quello che vi ho fatto vedere prima, della Milwaukee, della Parkside, scusate, è il disco per il multiuso, per tagliare le plastiche e il legno. Siamo giunti al termine della recensione. Questa sarà la recensione della settimana prossima. Come vedete, l'accessorio che c'era sul volantino della Lidl questa settimana. Intanto però, durante la settimana, vorrei fare un altro piccolo video dedicato a questo attrezzo. Vorrei metterlo sotto sforzo e vedere come si comporta. E quindi mi piacerebbe sapere da voi se vi interessa che faccio un video molto più approfondito per quanto riguarda questo attrezzo, o se metterlo in paragone con un altro attrezzo di pari funzione, che sarebbe quello della Bosch brushless, sempre 12 volte, per vedere come si comportano tutte e due insieme. Spero che mi scriviate qua sotto se avete bisogno di qualche consulenza o per rispondermi alla domanda. Grazie e buon weekend.